Eva Maria, un diplomatico saluto a tutti con tema iniziale e questo si chiama Speciale Brexit perché indovinate quale console andremo a vedere. Intanto accendiamo il flash. Ovviamente chi ha seguito la Chi ha seguito il gruppo si ricorderà del Grandstand Gameplayer, questo cassettone di chip e di circuiti proveniente dall'Inghilterra che ho acquistato a ben 35 euro, quindi sì, circa 34 sterline tra prezzo e spedizione che ho acquistato da retrogames.co.uk, che è un taroccone cinese che era diffuso in Inghilterra all'inizio degli anni 90. Infatti qui potete vedere l'adesivo Made in China. Ciao Alberto, qui ci sono due batterie di tipo AA. Qui potete vedere il suo elegante interno, che al di sotto della cartuccia fa vedere tutte, praticamente tutte le, cioè al di sotto dello slot della cartuccia fa vedere tutte le pudenda, si vedono dei condensatori da sotto, c'è qualcosa di bellissimo, c'è qualcosa di bellissimo nella sua rozzezza. Guardate, cavi, vedo un condensatore se non sbaglio, tanto non so un cazzo, aspetta adesso mi gratto una chiappa perché mi prude. Come si gioca con questo aggeggio sventrato? Semplicemente si attaccano, come con i peggiori cinesoni, si attaccano le cartucce. Andiamo ad attaccare football, ecco, e si parte con l'emozione del grande gaming. Non l'ho spenta, bene. Allora, io sono il calciatore in basso che al momento non vedo. Aspetta, spengo e la riaccendo. Va bene, sono partiti gli sprite a questa cartuccia. Teoricamente dovrebbe esserci due calciatori, uno. Allora, Alberto, io ne conosco soltanto due, sono quelli che vi farò vedere. Ah, effettivamente, guardate, anche questo 3 con. No, secondo. Ne conosco soltanto due e sono questi che ho qua. No, allora, c'è tutto, adesso cerchiamo di farla funzionare. Ecco qua, perfetto. Allora, ne conosco soltanto due, non ho trovato altre indicazioni o altre cartucce cercando su eBay o su siti riguardanti videogiochi. Del Grandstand Gameplay ci sono soltanto appunto questa cartuccia di calcio con la sfida tra questi due giocatori degli albori della Premier League. Non so, Ian Rush contro. Vinnie Jones, ecco. Dai, puttana la miseria. Cioè, è una stupidità illogica. Ciao Carlo. Allora, aspetta, mi metto qui sulla linea. Sì, beh, ma ce n'erano decine così anche in Italia. Tipo
tipo, non so, mi viene in mente uno dei più famosi era Casio Soccer, se non lo stesso Tiger Soccer, che però era un attimino più elaborato, non era semplicemente un giocattolo in cui lanciavi il pallone di qua o di là. Ecco. Porca troia. Allora, sumare vacca. Bene, adesso che il pallone mi ha superato non c'è più speranza. Saluto il nuovo arrivato perché vedo che siamo addirittura in tre. Allora, lo sprite, cioè no, lo sprite, il cristallo liquido del mio giocatore non si può muovere dalla riga in cui si trova attualmente. Non può andare più avanti. Io posso spostare soltanto il pallone o andare indietro. Cioè, tipo rugby per deficienti. Vabbè. Vai, però questa è una gran paratona. Ho tolto il suono. Sì, infatti. Preso gol. Comunque Alberto, se non mi ricordo male, devo recuperare il Tiger di calcio, ma quello lì dovrebbe avere almeno dei movimenti per tipo 5 o 6 giocatori. Cioè animazioni, chiamale come cazzo ti pare. Quindi è una roba un pochettino più elaborata. Wow, che due parate addirittura. Ma chi sono? Shilton. Ah no, qua mi ha inculato il bastardo. Ciao Cosimo, ciao Cosimone. Oh, no, cazzo, spero di lanciarlo via di potenza. Bene, questa è finita. Io direi che ci accontentiamo del calcio. Cioè, col calcio basta così, si passa ad Invader, che è un clone di Space Invaders. Piuttosto ben funzionante per la sua limitatezza. Adesso cerco di farvelo vedere meglio. Accidenti. Puttana. Allora. No, l'ho spento. Ecco. Sentite la potenza musicale. Fin qui tutto facile. Allora, la cosa più difficile di questo gioco qui in vero non è brutto di suo, l'unica cosa veramente fastidiosa è che non si riescono a distinguere i miei proiettili da quelli degli alieni là sopra, queste specie di pipistrelli. E quindi spesso si ritrova inculati così. E per il resto, per essere un gioco a cristalli liquidi, questo qui si lascia abbastanza giocare come sparatutto basilare. Allora, c'è una strategia qui per far fuori l'ultimo. Ecco, fatta.
posizionarsi uno spazio più avanti di lui e mollare lo sparo. Game over 400, neanche male, ma giorni fa avevo fatto di meglio, quindi direi di fare un secondo livello e di ricominciare. Sta fondendo il chip audio, mi sa. Vai, inculata la grande. E qui ce n'hai ben due che ti aspettano. Allora, adesso sono soltanto 6, ma sono più agguerriti, questi qui sono più veloci. Allora, andando a mettermi là, ho preso uno sparo in più. Presidiato alla grande ed è andato anche lui addirittura a livello 4. Ancora 3 vite, quindi dovrebbe restarmi una vita, ho fatto addirittura 1000 punti, cioè. La miseria. Okay. Io direi di fare l'ultima partita e vedere se riusciamo a migliorare questi 1040 punti. Dovrebbe anche essere il mio record personale rispetto allo scorso sabato. Sono proprio arroccati da dietro, non ne vogliono sapere di uscire allo scoperto.
indignati. Ah. La prossima serie, lo spirito del cristallone, Sabaku no Mai Kujo Ka, il Grand Stand Gameplay. Posso muovere come nell'altro gioco la mia astronave, come nell'altro gioco col calciatore, la mia astronave si può muovere addirittura su due linee, quindi in improvvisi slanci di coraggio posso avvicinarmi alle astronavi nemiche, ecco, e prendermela. Comunque, venendo un attimino alla storia, la Grand Stand doveva essere un marchio inglese che distribuiva questo tipo di giocattoli così. Cioè, era. Perché, ad esempio, ho trovato che loro avevano anche la distribuzione di quel famoso giocattolone che permetteva di proiettare sul muro i videogiochi LCD. Che da noi era venduto dalla Fantastico con la K, bene. Quindi, e poi anche di tanti tabletop, così, tipo, insomma, ce n'era uno di battaglia navale, qualcosa del genere, insomma, roba che da noi andava con la Polystyle, ecco, questo. Come sempre, che tra gli anni 70 e i primi, la fine degli anni 70 e i primissimi. Primissimi, scusate, anni 90. E quindi essenzialmente è così. E non si riesce a fare ancora una partita. Sì, dai, si può fare. Ora mai più. Non spari, cazzo. Ah, porca puttana. Maledetta miseria. Ti odio. Questa felicità che dura un minuto e che poi se ne va. Ti
c'è ancora che sta guardando? Chi c'è che sta guardando la diretta? Toglietemi questa curiosità dopo che sono morto. Allora, lo spettatore anonimo non si fa avanti. Bene, allora prima di chiudere vi faccio vedere, faccio rivedere di nuovo gli interni, le viscere di questo aggeggio, il suo interessante form factor che appunto ricorda un Game Boy, ma è molto più cheap, ovviamente molto più leggero. Non ha ovviamente, ha soltanto queste nessun tipo di presa né di attacco né niente di niente, mentre invece le cartucce sono così, guardatele, con schermo incluso. Questo qui è calcio con queste immagini di evocative del calcio inglese anni 80, la strage di Sheffield, tanti così. E invece questo qui è Invader, anzi, c'è un unico solo invasore. Perfetto così. Allora, adesso che non c'è più nessuno, io vi saluto e inizio a tirar via le... Guardate quanto è zozza la mia tastiera, veramente schifo. Ecco, inizio a tirare via le batterie Energizer. Vi saluto e alla prossima. Ciao ragazzi, e forse vi vedremo su YouTube, spero.